La Fiat a Pomigliano d'Arco è più di una fabbrica, luogo di vita e lotta tra bulloni e fatica, in un territorio dove la politica è il volto degli anni Ottanta e la camorra continua a spadroneggiare. Il passato ritorna, le scelte obbligate, gli stabilimenti insediatisi come cattedrali nel deserto, la geografia del territorio che cambia, futuri sotto padrone. Io sono 22 anni che sto qua, ho sempre lavorato, ho fatto sempre il mio dovere, ho moglie, figli. Credevo in questo stabilimento perché gli anziani precedenti a me hanno lottato per questo stabilimento, per farlo emergere, per farlo andare avanti. La catena di montaggio fa paura. Noi alla sera, alle 2, alle 22, torniamo stressati, stressatissimi a casa. Cioè, non dico che ce la pigliamo con i nostri figli, con le nostre mogli, ma poco ci manca, perché la catena uccide. 40 anni storie, compagno, 40 anni militanti, stanno firmando l'accordo sulla rete dei lavoratori. E in questi giorni si sono riviste le telecamere, gli operai scomparsi dal racconto sociale sono riemersi dal silenzio. I Zezzi sono un gruppo operaio, da anni cantano chi non ha voce. Nel 1975 incisero una canzone, si chiamava Tammurriata dell'Alfa Sud. Raccontavano le assunzioni in massa, la fabbrica e il posto fisso. 1975, quando si pagavano 700 milioni per avere il posto, dove? In una fabbrica che noi all'epoca abbiamo definito la cattedrale nel deserto. Il testo descriveva di come un contadino, una persona entrava in una fabbrica e vedeva la catena di montaggio. Manco il tempo di respirare, all'interno del testo c'era scritto, e alla fine questo operaio sogna che cosa? Che eventualmente torna a casa stanco del lavoro, riabbraccia i propri figli, saluta la propria moglie, però stanco, morto, se ne va a letto e fa un sogno che speriamo si realizzi quanto prima. Kill the Guerra nei Patruni, urlo Raffi Pistuno, quindi tutti si mettono a lavorare con il piacere di lavorare insieme. E ora questi l'hanno affossato! L'hanno affossato lo statuto dei lavoratori! Volesse dire anche i quattro segretari che hanno firmato! Andate voi in fabbrica sulle catene di montaggio! Ci volesse dire al ministro Sacconi! Quanto ha fatto un settore fresco di Gopolò! Diciamo che è giusto lavorare perché non c'è niente. Si ferma la fabbrica di Pomigliano è finito. Dobbiamo lavorare a forza, che a 42 anni, dopo 20 anni qua dentro, io chi ti prende a lavorare con questa crisi che ci sta? Anche se ti voglio andare in campagna a lavorare non c'è niente. Purtroppo i figli ci sono, le scuole vanno. Qualche pesto ci sta, qualche muto qualcuno ce l'ha, ma come facciamo ad andare avanti? Nello stabilimento Fiat i lavoratori sono 5.128 per effetto di un accordo sottoscritto nel 2003. Da allora, tra mobilità e prepensionamenti, ne sono usciti oltre 2.000. Attorno alla fabbrica, dai piedi di argilla, altri 10.000 posti vengono dall'indotto. 15.000 famiglie attaccate al futuro del Giambattista Vico. Dagli anni 70 ad oggi nulla è cambiato, il lavoro resta un'urgenza. Gli inizi con il posto pagato a peso d'oro, oggi con un voto come obbligo per salvare un futuro sempre più incerto e precario. Cosa hai scelto? C'è qualcosa da scegliere con tre bambini? Nonostante la militarizzazione, le lettere con tanto di DVD spedite a casa e il pressing dell'azienda, al referendum votano sì solo il 62% dei lavoratori, un sì senza alternative per molti. Noi siamo gli ex precari della Fiat, siamo stati licenziati, o meglio dire non rinnovato il contratto a dicembre. Siamo stati 4 anni precari. Quindi a noi il piano Marchion non ci fa paura, abbiamo lavorato già in quelle condizioni, siamo 88. Stiamo percependo solo la disoccupazione ordinaria che ci spetta, ad agosto finisce e siamo senza salario. Quindi a Marchion e alla proprietà non rimproverà niente? No, è lui il padrone, è giusto che sia così.
Il Lingotto aveva pianificato tutto in un'azienda la più giovane del gruppo. La media età dei lavoratori nel 2003 era di 47 anni, oggi è di 32, ma non è bastato. I no hanno retto e i sì, molti, hanno la faccia sofferta. Io dico sì, poi non lo so. A malincuore. Dico sì per... Capitemi. È troppo svuota, sì, io si licenzia automaticamente. Perché comunque parli, anche chi ha votato sì, non dirà mai sì, ho accettato le regole dell'accordo. Lo farà solamente perché ha fame, ha paura di perdere il lavoro. E questo deve far vergogna e scalpore in Italia. La politica qui deve intervenire. Questa è una vergogna. Prendere la gente per la gola e portarla a votare in un referendum, o vivi o muori, è una vergogna per un paese civile. Neanche il Cile di Pinochet facevano queste cose. Nonostante i sì, la Fiat potrebbe fare un passo indietro clamoroso. Niente lavorazione della Panda a Pomigliano come previsto. Io voto sì per faticò, però bisogna vedere dopo che succede, perché non è sicuro che votando sì arriva la produzione. Dentro quell'accordo c'era in realtà già la beffa. Le clausole erano a senso unico, l'investimento era legato alla ripresa del mercato dell'auto. Si chiede al sindacato, ad esempio, di non fare sciopero, di non svolgere la sua funzione sindacale, ma non c'è scritto in quel testo che i lavoratori in forza resteranno, che al di là di come va il mercato, in forza all'azienda. È un'esigibilità a senso unico. Dal settembre 2008 gli operai sono in cassa integrazione. Noi lavoriamo 3 giorni al mese, oppure 1 settimana al mese, diventa delle esigenze dell'azienda. L'assenteismo, denuncia la FIOM, è il più basso del gruppo, grazie anche al rinnovamento generazionale. Sto ai dati che la Fiat di Marchionne dà su Pomigliano, i più recenti, e che dicono che lo stabilimento è uno degli stabilimenti più all'avanguardia dal punto di vista dell'organizzazione produttiva. Aggiungo che l'assenteismo a Pomigliano nel 2003 era pari al 7%, nel 2008 è pari al 3,7%. La mensa perché deve andare a fine turno? La mensa è stata una battaglia dei nostri che ci ha preceduto e la mensa è stata sempre dichiarata fattore di riposo. E io adesso devo venire a lavorare dalle 14 fino alle 21.30, non ho più 40 minuti di riposo, ne ho 30. Lo sa che se cosa se ne va a mancare sul luogo di lavoro? La mia sicurezza è la sicurezza che chi mi lavora a fianco, che è il lavoratore che lavora continuamente, 7 ore e mezza su un catena di montagna, perde la lucidità, perde i riflessi e così manca la sicurezza. E possono succedere gli incidenti sul lavoro. Poi vengono i politici, ci portano la corona. Bisogna avere più sicurezza sul lavoro, incominciando dal Presidente della Repubblica, tu, ci vengono a prendere pure in giro. Noi siamo stufi di essere presi in giro. Con questo accordo viene a mancare anche la sicurezza. Anzi, faccio un appello al napoletano che fa parte del nostro territorio. Presidente, mettici la tua mano, dacci un aiuto, perché con queste condizioni non possiamo lavorare. Comunque non si tratta di un ricatto, si tratta certamente dell'azienda Fiat insieme a Melchior hanno deciso di mettere in campo una nuova strategia che io ritengo sia la via giusta e la via per cercare di mettere finalmente in condizione gli operai della Fiat di Pomigliano anche di essere tranquilli. Luigi Cesaro ha sfilato e chiesto con le istituzioni locali un sacrificio ai lavoratori. Ma scopriamo la classe politica partenopea. Cesaro è presidente della provincia di Napoli, già consigliere provinciale nei primi anni 90, inquisito per camorra, provati i suoi contatti con i boss, ma ha assolto Lindo e Pinto penalmente. Provincia, regione, tutto al centro-destra, anche il comune che ospita il Giambattista Vico. A Pomigliano vince il centro-destra, ma diciamo più che vincere il centro-destra c'è una sconfitta del centro-sinistra che qui aveva interpretato ai massimi livelli il bassolinismo. E qui con un sistema anche corrotto, un sistema di gestione clientelare del centro-sinistra che non ha mai avuto un rapporto autorevole con le fabbriche del territorio, a cominciare dalla Fiat. Alla Fiat si andava a chiedere posti di lavoro, si andava a chiedere il piccolo favore, si andava a chiedere la piccola commessa per l'azienda locale, piuttosto che chiedere avere delle garanzie di tenuta e degli investimenti industriali su questo territorio.
A Pomigliano la sinistra prima vinceva 15 anni in sella dal 1995 al 2010, ma il modello PD è fallito nei due settori chiave di gestione, sanità e rifiuti. Nel 2005 l'ASL Napoli 4, con sede proprio a Pomigliano, viene sciolta per infiltrazioni camorristiche, la prima nella storia repubblicana. Egemoni clan russo, erede degli Alfieri, e il gruppo di Fabrocino, Mario, detto Gravunaro. Non solo, la politica che chiede sacrifici ha miseramente fallito anche nella gestione dei rifiuti. La Pomigliano Ambiente, partecipata dal comune, colpita da interdittiva antimafia, sommersa dai debiti, 30 milioni di euro, tutto da rifare. Probabilmente oggi si chiude definitivamente una fase, insomma una fase in cui il centro-sinistra ha governato bene all'inizio, malissimo negli ultimi anni, e oggi consegna alla destra sul piano politico, ma all'incertezza anche il destino produttivo di questo territorio. Pomigliano per 15 anni è stata amministrata dal centro-sinistra. Mentore politico Michele Caiazzo, PD, vinse per la prima volta nel 1995 dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose del comune nel 1993 e gli anni di commissariamento. In quella giunta azzerata Caiazzo era vice sindaco, il sindaco allora era Lello Russo, socialista che veniva da 13 anni di dominio politico assoluto. Dopo 30 anni, nel 2010, Russo è tornato primo cittadino di Pomigliano sotto la bandiera del PDL, ha superato il trauma dello scioglimento per infiltrazioni mafiose e anche un processo per camorra, assolto perché il fatto non sussiste. Pomigliano aspetta la Panda con uno sguardo avanti e i piedi saldamente ancorati al passato.